Ma la domanda è se non lo fa. Aspetti, bella mia, aspetti, fidati dell'esperienza di tua madre. Attenzione ragazzi, in questa gara è entrato l'inferno, state attenti, piogge e fulmini, fulmini e sette dei grandi della tempesta, la discordia in questa casa. Ma giù, sta arrivando il tempo là, ce l'avete un ombrello, arabito ombrello, arabito. È uno spettacolo che io sto replicando con grandissimo successo da più di un anno e mezzo oramai, e stanno per terminare le repliche, me ne dispiace molto perché è una commedia che mi diverte molto recitare, è piena di umorismo, di comicità scarpettiana certamente, ma anche de filippiano, perché è una mia riduzione che sto recitando. E devo dire che è uno spettacolo che mi ha dato grande soddisfazione. Non è vero che il pubblico oggi si vuole divertire a teatro, solo divertire. No, il pubblico si vuole interessare a quello che vede. Ed è molto meglio se quello che vede è qualcosa di intelligente, di comprensibile, che comunichi delle belle emozioni al pubblico. Il pubblico questo cerca a teatro, delle belle emozioni. Ricco commerciante di maiale di Casole, con sua figlia Concettina, mia futura sposa, stanno aspettando. Che fa lì? Entrare. Ah, va, aspettate, dico Don Carlo che non può entrare così all'improvviso in casa d'altri. Deve essere prima annunciato ufficialmente. Quando viene annunciato ufficialmente, puoi prendere entra. Mamma mia, quante complicazioni, quale passare. Ma non c'ho anche il cacco. No, ci sta la mia fidanzata, devono restare a pranzo qua da noi. Abbiamo capito, un'altra fidanzata tu. Ma basta con questi toni ironici, avete capito? Questa è quella giusta, quella buona, e stavolta Pupino è passata, la freccia, ma con Pino capito, dove ne fa Pupino? Quando decide lui, papà, durante il viaggio ho fatto una bella cosa, non ho fatto altro che illustrare la coppia eccezionale che siete, che da 34 anni siete orgogli di tutta Sorrento. Lei ha debuttato proprio con una commedia di De Filippo nel 51, sono passati tanti tanti anni, come è cambiato il paese e come è cambiato il teatro, il suo teatro? Ma diciamo che il teatro è cambiato come è cambiato il pubblico, però ci sono dei capisaldi che sono rimasti inamovibili, come il teatro di grande tradizione napoletana. Quello è un teatro che non tramonta mai, ha grande successo il teatro di Scarpetta, il teatro di Viviani, il teatro dei De Filippo, non hanno fine, per fortuna. Diciamo che la nazione è cambiata molto, in peggio, perché trascura la cultura, e questo è un fatto negativo. Noi siamo un paese povero di materie prime, non abbiamo petrolio, non abbiamo carbone, però abbiamo la cultura. Abbiamo quella cultura che ci invidia tutto il mondo, solo i nostri governanti la trattano come uno straccio vecchio, non la incoraggiano, pensano che sia solo un dispendio di denaro e invece è un investimento che lo Stato dovrebbe fare aiutando la cultura. E tant'è vero che il teatro napoletano è vincente, che in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, dove anche il teatro in generale non va certo bene, ogni teatro vuol mettere in cartellone almeno uno spettacolo napoletano, perché quello gli garantisce la vendita degli abbonamenti. E perché il teatro napoletano offre al pubblico fantasia, creatività, divertimento, immaginazione, tante cose belle che il teatro italiano non offre più. Voglio concludere con una raccomandazione.
ancora ai signori mariti. Avete, adesso che vi siete sposati, non portatevi bene, non si tradisce la propria moglie, non si fa, non si fa. Oddio, non si dovrebbe fare.